già allineato Marcello Molari davanti a tutti, seguito da Diego Sprea. Buona la prestazione del pilota della Peugeot. Poi Davide Marchi, Giuliano Bacchin, Walter Allegritti e Genesio Nanni. Questa è la situazione, parte Marcello Molari. Via via gli altri piloti pronti per l'allineamento. Tutto è pronto, parte Marcello Molari con la sua Honda battistrada in questa divisione. La sua Honda straordinaria, pronta queste prestazioni particolari, motore da 9.000 giri, via via tutti gli altri piloti. Ecco Marcello Molari, poi Diego Sprea, Davide De Marchi, Giuliano Bacchin, che però è già stato raggiunto da Walter. Chiude Genesio Nanni con l'Alfa quadrifoglio. Marcello Molari. Diego Sprea. Davide Marchi. Molto brillante con la sua. Marcello Molari, come al solito, protagonista in questa divisione. Per Marcello Molari che conclude la sua fatica. Siamo Sprea, buona prestazione. E si conclude anche questa finale della seconda divisione per vetture fino a 1800 cm cubici. Ecco Genesio Nanni che conclude. Quindi per la seconda divisione ancora una volta supremazia di Marcello Molari. Quindi vediamo questo bel podio. Primo classificato Marcello Molari, secondo Giuliano Bacchin, terzo Walter Allegritti. Per la terza divisione, per vetture appunto fino ad oltre 1800 cm cubici o vetture turbo, però vediamo ben tre vetture aspirate davanti. Vediamo Renato De Benedetti, dietro di lui Mimma Martinetti, poi Eros Vignato, Andrea Dalabona con la prima vettura turbo che è una 1 turbo, poi altra vettura aspirata di Stefano Segre.
chiude Massimiliano Bacchin con un problema anche lui. Piloti che scandano le ruote in attesa anche di partenza. Vediamo Renato De Benedetti alla partenza, dietro Mimma Martinetti, Eros Vignato, Andrea Dalla Bona, Stefano Negretto e chiude il gruppo Massimiliano Bacchin. Sei giri di gara, finale. Renato De Benedetti e Mimma Martinetti, Eros Vignato, Andrea Dalla Bona, Stefano Negretto, Massimiliano Bacchin, questo primo giro. Per la sua Clio, peccato per Massimiliano Martini, rientro dalle ferie, tanto Renato De Benedetti deve rintuzzare gli attacchi di una scatenata Mimma Martinetti. Attenzione per Renato De Benedetti, era scacchi anche per Mimma Martinetti, fatta fumata Andrea Dalla Bona e questo ripeto, tutti molto vicini i piloti. Per la terza divisione, udite udite, per la prima volta sul primo gradino del podio, Mimma Martinetti. Brava Mimma, va direttamente sul podio, è talmente emozionata. Brava Mimma, adesso sculaccerai questi due mascalzoni che hai vicino. Terza divisione, allora ripetiamo questo podio. Al primo posto Mimma Martinetti, secondo classificato Renato De Benedetti, terzo Andrea Dalla Bona. Bravi, brava Mimma, avevamo detto che prima o poi andavi su quel gradino. We'll be right back.